Salve ragazzi e benvenuti a un nuovo mini let's play. Il gioco in questione è The New Testament. Allora, prima di tutto voglio pubblicizzare un canale che mi ha fatto conoscere questo gioco, cioè Parliamo di Videogiochi, un grandissimo canale, veramente bello, con un sacco di video interessanti, da cui giochi brutti, giochi di pessimo gusto e altre cose. Allora, questo gioco è complicato da spiegare in un certo senso, cioè la trama è semplice, ma il complesso del gioco è un casino. È un gioco su Gesù. Vivremo come spettatori o come apostoli la vita di Gesù, però non è un gioco così semplice nel suo complesso. Vabbè, non stiamo tanto a perderci, il discorso iniziamo. Allora, vi spiego prima di tutto una cosa più importante. Sto let's play andrà avanti fino a che il mio personaggio non muore. Quindi finché il mio personaggio è in vita, il let's play va avanti. Quando crepa, finisce questo mini let's play. Allora, opzioni. Intanto è un gioco di Gesù, quindi cosa ci sarà mai di strano? Risoluzione, cambiamo la risoluzione intanto. Cioè, notiamo che arriviamo fino a 1920, Io metto 1600x1200. Population 10 per screen. Possiamo metterne anche di più. Quante ne vogliamo? Ne mettiamo un 15, dai. Massimo. Gore estremo. Cioè, un gioco di Gesù. Gore di violenza. Come posso dire, insomma. Dolore, violenza. Gesù. Vabbè. Perché non mi ha cambiato le cose? Vabbè, chi se ne frega. Quindi iniziamo il nostro gioco. Nuova persona. Default. Ok, possiamo creare il nostro personaggio. Come nome, come gli mettiamo? Chiamiamolo Shen, ovviamente. Tanto siamo molto originali noi. Ok, Shen. Città, come cazzo abiterà? Abitiamo in... Cosa so? Conosco nessuno di queste. Shannon, Desert. Del deserto. Va bene. Siamo un civile e una guardia civile. Età. Facciamolo giovanissimo. Che cosa possiamo fare? 5 anni. Minchia, che cazzo è il bambino? Oh, facciamo la mia età, 18 anni. Altezza, boh, lasciamolo così. Normale, creepy. Fat. No. Femmina, no. Slim, normal. Ciccione. Ancora di peggio. Boh, lasciamolo magro, ok. Docile, arrabbiato, neutrale. Facciamolo normale. Forza. Boh, lasciamolo così, dai. Adesso facciamo un attimo la faccia. Cerchiamo di fare un personaggio abbastanza equivoco e stupratore. Tanto i capelli non li vediamo così. Quindi, ok, facciamolo così. Vediamo una bella capigliatura stupida. Idiota. Dai, qualcosa di fico voglio. Vabbè, torniamo indietro. Mettiamo la pettinatura alla Goku. E vai. Con un coso così, dai. Vabbè. Colore Super Saiyan. Perfetto. La faccia da stupratore afghano. Ok. Gli occhi rossi come il fuoco. Il vestito. Le tette. No. Facciamogli qualcosa di faigo. Vabbè, dai, così va bene. Rob. Facciamola. Boh. Ok, dai, vabbè. Va bene così. Topless. No, dai, fammi. Ok, abbiamo il nostro personaggio stupratore. Quindi partiamo col gioco. Notare che sotto c'è apparso scritto caricamento armi. Ok, ecco il nostro giocatore stupratore. Che brutto minchio. Allora, cerchiamo di capire un attimo la telecamera. Allora, questo qua si muove con le freccette. Ok, questo gira la visuale. Minchia, che brutto modo. Allora, un attimo, cerchiamo di mettere a posto. Ho fatto ESC. Ah, torna così. Opzioni, c'è qualcosa per cambiare la telecamera? Attack. No. Allora. Attack. Ah, vabbè. Manipulate S. Run Z. Pick up. Meditate. Space. Vabbè. Non posso cambiare la cazzo di. Vabbè.
Oh, ho detto 1600, perché sei tornato indietro? Ok, torniamo al gioco. Minchia, allora. Iniziamo la più grande battaglia del mondo. Allora, con così corro, come un idiota. Così tiro pugni. Om. E così afferro. Ok, andiamo verso di là. Ok. Che cazzo sei? Oh, una lancia. Mi piace. Vediamo una lancia. People of Israel, listen to what I have to say. Repeat, for the kingdom of God, it's up to you. Ok, ciao Giovanni Battista. The water is buzzing. Perché anche San Giovanni Battista ha gli occhi rossi? Lui non è San Giovanni Battista. È uno che finge di essere lui. Che cazzo c'è lì dietro una persona con un occhio mancante e tutta faccia gli sanguina? It is him that you must follow now. He must increase to 13 and increase. Sì, che cazzo è di? Non lo so, ma non importa. È il nostro personaggio che non si fa i cazzi suoi. Con la lancia in mano. Vabbè. Che brutti capelli, minchia. Sì, va bene, abbiamo capito. San Giovanni Battista, tu non sei San Giovanni Battista. Tu sei il demonio. Sei soltanto un pollo incarnato in una persona reale. Perché quello accanto a te sta facendo movimenti strani con la bocca? Sembra che ti voglia stuprare, ragazzo. Sì, mi sa che ti vuole stuprare come ti guarda. Ok, adesso abbiamo detto che lui è un coglione, quindi che dici di ammazzarlo. Allora, fammi capire un attimo i tasti. Così usa la forza, Luke. Con questo lascio l'oggetto e lo riafferro. Ok. Che dici di uccidere San Giovanni Battista? Muori. Whatta? 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 Ok, dai, lasciamo stare Giovanni. Mi stai simpatico, non posso picchiarti. Meditiamo sull'accaduto. Cosa ho fatto di male? Vabbè, dai, basta meditare. Lanciamo via sta cazzo di oggetto e vediamo un po' dove possiamo andare. Non ho la più pallida idea. Cioè, guardia. Che minchia vuoi? Cazzo guardi? Affanculo. Ok, cazzeggiamo un po' per il mondo. Ciao tizio. Cioè si fa le seghe mentre da solo? Ah no, sta parlando con il tizio seduto. Potrebbe essere Gesù? Nah. Minchia, però, notare che sopra ogni roba c'è scritto il passo della Bibbia da cui è tratto il versetto. Di quello che stanno dicendo. E francamente, cioè, andatemelo adesso che potete, guardate un attimo lo sfondo. È una cazzo di immagine incollata e ripetuta intorno al mondo per fare sembrare che fosse uno scenario. Ma perché il mio personaggio sta facendo seghe mentali con questo tizio a random? Cioè, fammi capire, così nell'antichità trovi una persona seduta sotto un fico, un cazzo di albero, che cazzo è, cocco? Ma cominci così a parlargli di Dio, di tutte quelle cose lì, di Gesù, di Satana, ma vaffanculo, senti. Ma vaffanculo, usa la forza, Luke. Vabbè, dai, basta usare la forza. Ok, per questo primo capitolo ormai. Che cazzo sta succedendo laggiù? Ok, stoppiamo nella prossima parte e vediamo cosa sta succedendo laggiù. Sono curioso di andare a vedere. Eccoci ragazzi, adesso corriamo subito su dove stanno picchiandosi, voglio vedere cosa sta succedendo. Quello si chiede Gesù. Ma che cazzo fa? Guardate, sta picchiando i bambini, oh! Che cazzo vuoi? Dammi la spada, pezzo di stronzo! Oh, mi picchiano! Oh, via! Affanculo! Aia, affanculo! Via! Questo mi vuole picchiare! Via! Scappa, sicular! Non copiamo le battute di Saburo! Dammi la spada! No, via! C'è un modo per attaccare con la spada? Così prende a calci. E così? Che cazzo? Idiota? Ma che cazzo?
cazzo vuole sto qua? Vai a fare in culo. Ma che minchia vuoi? No, questo mi vuole prendere spadate. Via, 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 via. Via, 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 via. Andiamo a Gerusalemme. Via, 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 via. Scappa, scappa. Ok, vediamo un po' dove siamo finiti. Traslazione in corso. Attendere, prego. Caricamento di 1 ora e mezza. Ok, ci troviamo qua. Perché? Non lo so. Vabbè. Vediamo un po' cosa c'è di dintorni. Allora, c'è un tizio random. Ciao tizio random. Mi guarda male quello, mi sa che vuole stuprarmi. Corri, 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 scappa. Pane. Gnam, gnam, gnam. Vabbè. Tizio con reggiseno. Un bambino. Noi rincoglioniti che corriamo senza scopo. Oh, quella è una spada. Tizio! Dammi la spada, grazie. Oh, quello vuole assassinarmi, che pezzo di stronzo! Avete visto? Si è avvicinato con un coltellino. No, che cazzo vuoi? Oh, che cazzo vuoi? Pezzo di stronzo. Cioè, quello mi abbraccia e mi prende a pu... Ma che cazzo? Aiuto! Mi stuprano! Ma che gente? Ma sono in Palestina o dove è finito io? Tu vaffanculo. Ah, scendi. Ah, vabbè. Colpito, dai, scusami, non volevo farlo apposta. Era uno scherzo. Dai, minchia, scherzavo. Dai, non farti tante seghe. Perché siamo entrambi messi in quella posizione così stupida, idiota e rincoglionita? Ahia, no, no, stavo scherzando. Stavo scherzando. Andiamo nel Monte degli Olivi. Dai, andiamo a vedere un po' cosa succede al Monte degli Olivi. Dai. Ok, siamo al Monte degli Olivi. Ok. Ciao. Che sta succedendo qui di bello? Vedo gente sempre più armata fino a... Che cazzo è stato? Oh, qua c'è qualcosa per terra. Cos'è? Un cucchiaio? No, un osso. Vabbè. Oh, tu dammi il tuo... Dammi il tuo panino, fame. Voglio il tuo panino, dammelo. Grazie. Molto gentile. Ma quello cosa vuole fare? Secondo me andrà a prendere qualcosa di per terra e picchiarmi. Ho un martello. Dai, vieni qui. Vieni qui, vieni qui, tizio. Tu che cazzo ci fai con un martello? Un osso in mano. Fanculo. Fame. Gnom 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 gnom. Che cazzo vuoi, guardia? C'è Kirissa. Vieni qua. Vieni qua, guardia di merda. Grazie. Notare che la mega rissa che abbiamo appena creato. Co mi hanno messo in arresto? Mi hanno arrestato? Ma che cazzo? Ma vaffanculo. Vabbè, raga, stoppiamo e nella prossima parte vediamo cosa succede dopo l'arresto. Quindi alla prossima. Eccoci qua, siamo sotto arresto. Qua c'è Ponzio stronzato. Ponzio Pilato. Criminale, sono uno dei più grandi criminali della società. Minchia, ho rubato qualche panino, ho picchiato qualche persona, l'ho un po' stramazzata a terra. Ma non è così grave, dai. Accusato d'assalto, sì, di... Minchia, ho picchiato tanto qualche persona, dai. Obi-Wan. Cioè, si chiama Obi-Wan. Che cazzo è Obi-Wan Kenobi? È Obi-Wan Kenobi! È lui! Che poi è anche un cieco. Ah, mi vogliono rilasciare. Mi vogliono liberare. Che gentili. Grazie. Cioè, vogliono crocifiggermi? Ho solo picchiato qualcuno, dai! Mi pare che per qualche piccola roba... Boh, so che poi Luke Skywalker morirà. Dai, minchia, non ho fatto così tanto male nel mondo. Quindi? L'hanno liberato. E io? No, aspetta. Ma ho solo picchiato
picchiato qualcuno. Cioè, per quello che ho fatto mi hanno tagliato una mano? Mi hanno staccato una mano! Per qualche pugno che ho tirato mi hanno staccato una mano! Ma che religione c'è? Pezzo di merda di un Ponzio Pilato! Vabbè, vaffanculo, senti, me ne vado. No, adesso no. No, non voglio far finire il gioco. Se lo picchio mi sa che mi ammazza. Sì, ma corri, amico. Dai, riflettiamo un attimo sull'accaduto. Ho perso una mano. Son cazzi, lo so. Utilizziamo il chakra. Chakra, Ponzio Pilato, fottiti, non mi guardarti, vengo a ammazzare. Ok, dai, andiamocene. Ci hanno squartato una mano. Siamo lenti come non so cosa. E insomma, siamo un po' nella merda. Andiamo. Camminando come degli handicappati senza una mano. Dove andiamo di bello? Oh, c'è un martello lì. Lo so, fa male. Perché il mio personaggio è caduto? Così cade. Ma che cazzo ha? Dai, non dimmi che stai morendo tanto perché ti hanno fatto male una mano, dai. Alzati. Alzati. So che è doloroso, ho capito, ma non puoi lasciarci adesso. Prendi il martello. Devo prendere quel martello. Devo trovare un posto dove riposarmi. Qua c'è un martello. Non posso più afferrare gli oggetti. Vabbè. Allora, mi tocca. Affanculo. Affanculo. No, stavo scherzando, amico. Scherzavo, amico, amico. Lo so, fa male. Fa veramente male. Dai, Shen, alzati. Non puoi morire. Ma che cazzo fai? Che cazzo attacchi? Scappa. Vola via. Quello sta venendo ucciso a colpi di coltellaccio. Alzati, Shen. Non arrenderti. Non sei ancora morto. Guardia di merda, aiutami. Non vedi che sto soffrendo? Vabbè, cerchiamo di fare qualcosa, ma mi sa che il mio personaggio. Aia. Ma perché devo giocare adesso con un handicappato come personaggio? E cade. E nessuno l'aiuta. Perché sei girato così? Ha sonno? Vuole dormire? Ce la fai? Allora, cerchiamo di muoverci piano pianino. Verso qualche luogo sicuro. Tipo, andiamo verso di là, verso. Che cazzo di città è? Gerusalemme. Andiamo verso Gerusalemme. Dai, amico, ce la puoi fare. Perché sei caduto? Minchia, adesso abbiamo come personaggio un handicappato. Gli hanno soltanto tracciato la mano, non hai perso i piedi! Alzati! Alzati e cammina! Alzati e cammina! Bravo! Andiamo verso Gerusalemme. Sempre meglio che questo posto. Basta che non mi caschi un'altra volta, però. Dai! Ci sei quasi! Dai! Dai! Yeah! Ce l'abbiamo fatta! Yeah! Siamo andati a Gerusalemme. Magari qui troviamo qualche benedizione divina. Eccoci qua. Il personaggio soffre sempre di più con la mano squartata. Dai. 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 Vabbè, ragazzi. Ci fermiamo un attimo qui. Riposiamo un pochino. E poi ripartiamo. Vabbè. Beh, a dopo.
Eccoci qua, ce l'ho un istante per riposare, ma questa guardia ci sta rompendo i coglioni. Ok, no, lasciami seduto in pace. Anzi, ti ho detto se non vuoi stare in piedi ti dovrò alzare io. Ma pezzo di stro... Ma se devi proprio darmi una spadata perché non mi andavi ad alzarmi? No. Vuole finish him. Mi hanno arrestato per insurrezione? Ma mi ero solo seduto in città! Mi ero soltanto seduto in città. E questi mi arrestano? Perché mi sono seduto? Ma stiamo scherzando? Cioè, quindi... Ah, scusate, quindi in passato, 2000 anni fa, era così? Ma stiamo scherzando, vero? Ok, Ponzio stronzato, dai, cosa cazzo vuoi? Siamo io e quello stronzo là. E come si chiama? Ah, soltanto uno di due verrà liberato. Ok, liberate me però, stavolta. Mi avete fatto perdere una mano, che cazzo volete tagliarmi sull'uccello? Ok, mi hanno accusato di insurrezione. Oh, che brutto il mio occhio, mi hanno pestato di brutto. E l'altro chi è? Nahum, accusato di assalto. Prenderanno te, cazzo. Prima mi hanno tagliato una mano a me per quello che avevo fatto, adesso prenderanno te. E appunto, liberatemi. Non ho fatto niente di male. Che è il mio personaggio ride, felice. Cioè, vogliono crocifiggermi perché mi sono seduto? Che cazzo vuole questo qua dietro? Quindi? Cioè, adesso mi stanno punendo perché mi sono seduto? Sì, liberano quello che ha picchiato e vogliono punire me che mi sono seduto? Mi vogliono crocifiggere? Perché mi sono seduto in città? Crocifisso? Non ho parole. Ma questo gioco poi dovrebbe istruire i giovani? Ti prego, devi riuscire. Ah, il mio personaggio è un momento di disperazione. Ah, c'è anche Gesù lì. Era Gesù quello che abbiamo parlato sotto la palma? Ah, stai dicendo perché? Se sei il Messia, perché non vai giù dalla croce? Adesso è il tuo ultimo passo della Bibbia. Fin prima della morte di Gesù. Boh, abbiamo capito. Quindi? Siamo fottuti? Siamo morti? Ce l'ho ammazzato? È morto Gesù. Moriremo anche noi? No, voglio morire. Liberatemi. Non voglio morire. Ok, che Gesù è morto, ma liberatemi, vi prego, non voglio morire, non voglio morire, non voglio morire. Sono morto. Cioè, dico, questo gioco dovrebbe istruire i giovani? Ma vaffanculo, ma che cazzo di gioco mi sono andato a scaricare? Notare che mentre io muoio, tutti quanti qua intorno a me si ammazzano di botte. Hanno ucciso la guardia che mi ha ucciso. Beh, noi ce ne andiamo in cielo mentre questi si ammazzano di botte davanti a noi. Ok, abbiamo i tiri di coda. I giochi di Vresti ci hanno dato i combattimenti. I giochi di simulazione hanno dato conversazione. Ma come? Ma c'è un gioco di Gesù! Reach ci ha dato la fisica.
Hard Time ci ha dato cosa lì? World War Alpha ci ha dato gli scenari, un gioco di guerra. Grazie Rossa ci ha dato un'intelligenza artificiale, un gioco di carte e un'intelligenza. Wrecked ci ha dato il modo di sopravvivere. Surshot ci ha dato la storia, un gioco di guerra. LMD chi ci ha dato la moralità. Big Bumps ci ha dato i danni al corpo, un gioco di combattimento. Cioè ragazzi, dopo questo mini let's play che ho fatto, io mi ritiro, ho visto tutto, dopo questo ho visto tutto quello che c'è di marcio in questa società, l'MDK. Questo marchio me lo segnerò a vita come il peggior marchio di giochi che abbiamo mai visto nella generazione. Peggio di Big Rix, ok, è tutto sbagliato, ma qua ci sono anche messe di impegno. È venuto fuori questo. Vabbè ragazzi, qui finisce questo mini let's play e tranquilli, tornerò con un altro mini let's play speciale dopo questo, che per ora però non vi rivelerò, lo saprete in futuro. Quindi vi saluto e vi spero che vi siate divertiti, io per niente. Vabbè, ciao ciao ciao.